saluto da Carmela Creziato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza Sport. Weekend di finali nel mondo del calcio. Domenica pomeriggio, infatti, un gol di Lulic al 28esimo della ripresa consegna alla Lazio la Coppa Italia 2012-2013 e un posto nella prossima edizione dell'Europa League. Per i biancocelesti la sesta Coppa Italia vinta. Con questo successo la Lazio salva la stagione strappando il biglietto per l'Europa League del prossimo anno e conquistando la possibilità di sfidare la Juventus nella Supercoppa italiana. Per la Roma americana di Pallotta, che era anche presente in tribuna, l'ennesima delusione e l'ennesima stagione da buttare. E il Bayern Monaco ha vinto la Champions League battendo il Borussia Dortmund per 2-1. Il Bayern è andato in vantaggio con un gol di Mandzukic nel secondo tempo, ma pochi minuti dopo il Dortmund ha pareggiato su calcio di rigore. All'89esimo minuto Arjen Robben ha segnato il gol decisivo per il Bayern Monaco, che ha vinto così la sua quinta Coppa dei Campioni. E nessuna sorpresa invece per quanto riguarda la Serie B. Saranno infatti Empoli e Livorno a giocarsi in 180 minuti la promozione in Serie A. Nelle gare di ritorno delle semifinali play-off, giocatesi domenica, le due squadre toscane sono riuscite a tenere a bada gli assalti di Novara e Brescia, costrette a vincere in trasferta per firmare un'impresa che in pochi alla vigilia credevano possibile. L'Empoli batte il Novara 4-1 e il Brescia non va oltre l'1-1 sul campo del Livorno. Tutto deciso anche con il pareggio, perché il regolamento premia la migliore classificata al termine della stagione regolare e gli Amaranto hanno chiuso il campionato al terzo posto, a 5 punti dal Sassuolo e a 2 dal Verona. Per una squadra toscana che lascia la Serie A, il Siena, un'altra che in A ci torna comunque vada. E passiamo ora invece alla Lega Pro. Aprilia e l'Aquila hanno chiuso positivamente la gara di andata dei play-off in Lega Pro, perché i pontini hanno pareggiato allo stadio di Piano Daccio con il Teramo e quindi nella prossima gara di ritorno, con un eventuale altro risultato di parità, accedono alla finale in considerazione della migliore posizione di classifica finale. Gli aquilani invece si sono aggiudicati il derby con il Chieti con un secco 2-0, per cui all'Angelini basterà non perdere con due reti di scarto perché la squadra di Giovanni Pagliari acceda alla finale. E il Teramo? Il Teramo, come detto, ad Aprilia deve solo vincere, visto che i padroni di casa potranno contare su due risultati utili. Insomma, probabilmente, almeno sulla carta, i biancorossi sono quelli che stanno messi benissimo. Ma c'è sempre una gara da disputare, per cui i biancorossi devono pensare positivo e gettare nella sfida tutto l'ardore di cui ancora dispongono. Aprilia e l'Aquila invece chiudono in vantaggio il primo tempo dei play-off di Lega Pro. Laziali in vantaggio sul Teramo per 1-0, stesso risultato degli aquiliani sul Chieti. Allo stadio di Piano Daccio, Croce ha portato in vantaggio l'Aprilia e poi sulla squadra di Roberto Cappellacci invece è caduta una tegola, l'infortunio di Bucchi costretto ad abbandonare. Il bomber, che aveva contribuito con i suoi gol 11 centri in 14 gare a portare il Teramo alla fase 2 del campionato. Nel capoluogo regionale l'Aquila con in prota al 32esimo in vantaggio sul Chieti, poi l'estremo difensore Teatino si supera impedendo a Ciotola il raddoppio. Nella ripresa il Teramo trova il pari con Fabio Foglia al 14esimo. I biancorossi, spinti dal pubblico, cercano il colpaccio. Al Fattori l'Aquila invece raddoppia sul Chieti, calcio di punizione di Carcione e il portiere ospite ci mette del suo e la palla va in fondo alla rete. E ora diamo una notizia che riguarda la marcia. Infatti Riccardo Macchia si è laureato per il secondo anno consecutivo campione nei 5.000 metri di marcia nel corso dei campionati nazionali universitari che si sono svolti a Cassino in provincia di Frosinone. Il 23enne atleta teatino ha condotto gara a sé, chiudendo in un ordinario 20 minuti e 42 secondi sulla distanza. Macchia detiene un primato personale di 19 minuti e 41 secondi, conseguito nella stagione indoor di quest'anno. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Carmela Creziato.